Eccola qua, stavolta è stata la volta di una bella Fario dell'Idrizza, tratta molto bene l'esca, anche perché senza ardiglione, come ovviamente è previsto in questi posti. Esatto. La faccio andare. Guarda che bel pesce. E via. Stupendo. Ciao a tutti ragazzi, questa sera vi presento uno streamer da trota. Utilizzabile in tutti quei torrenti o comunque fiumi in cui la portata la velocità dell'acqua non è troppo veloce, quindi una velocità media, in quanto il piombo che è all'interno degli occhietti a clessidra non è proprio pesantissimo, infatti va fatto lavorare ai margini della corrente. È costruito con craft fur, colore in questo caso tan, ma comunque va benissimo anche l'artificiale colorato, costruito con dei craft nero. Le pinne laterali dell'artificiale sono costruite con soft acle grizzly. L'amo è un TMC 777 SP, eccolo qui. È un amo nichelato, bruno, nero. Black nickel infatti, e è a gambo lungo. Questo ci permette di costruire l'artificiale per tutta l'interezza del gambo ovviamente, e a volte la lunghezza dell'amo permette anche, quando le trote mangiano corto, di rimanere comunque attaccate. Bene ragazzi, buona costruzione, adesso andiamo a vedere come costruirlo. Partiamo con un amo della Tienco, TMC 777 SP. In questo caso andrò a utilizzare un amo del 2. Come vedete ha il gambo lungo, in modo da poter costruire tranquillamente il nostro artificiale. Adesso andiamo a vedere. Creiamo subito i due rigonfiamenti che serviranno da alloggio per gli occhietti a clessidra, che adesso andremo a bloccare anche con l'ausilio di un piccolo goccio d'attack, in modo che poi il nostro artificiale potrà lavorare reverse. Eccolo qui. Piccolo alloggio serve proprio da base per gli occhietti. Una volta fissato, un goccettino di attack non guasta, anche in questo caso qua. Comunque gli occhietti sarebbero già bloccati ugualmente. Io uso l'attack proprio per evitare che si possano staccare o girare durante le azioni di pesca, soprattutto li rende molto più resistenti agli attacchi, speriamo ovviamente, dei ripetuti attacchi che le trote faranno. A questo punto ci spostiamo con il filo di montaggio verso la curvatura dell'amo, prendiamo il nostro craft fur, in questo caso del craft fur barrato, eccolo qui, e che cosa facciamo? Ci prendiamo una piccola stringa, ritagliamo una piccola stringa di craft fur, lo appoggiamo sul tavolo e andiamo a, con l'ausilio di un semplicissimo taglierino, a tagliare una piccola striscia di, eccola qui. Dunque, dopo aver tagliato la striscia di craft fur, la attacchiamo la strisciolina appunto per un lembo, ci spostiamo con il filo di montaggio e cominciamo ad avvolgerla. Avvolgendola dobbiamo assolutamente ricordarci di fare questo movimento, che non è altro che
una preparazione, cioè teniamo praticamente le fibre del Kratfur rivolte verso il basso. Qualcuna la perderemo anche per la strada, ma comunque il risultato si ottiene tranquillamente. Eccolo qui, vedete come si può tranquillamente creare il corpo. Ci portiamo a ridosso degli occhietti, a questo punto con 3-4 giri di filo di montaggio blocchiamo il filo di Kratfur, tagliamo le eccedenze, diamo una bella pettinatina al Kratfur, come vedete alcune fibre si staccano, la peluria diciamo quella inutile, però in realtà abbiamo tutto il materiale, in questo modo qua rimane bello morbido. Prendiamo le due fibre di grizzly, le due acorn, scusate, di grizzly, andiamo a togliere via la peluria in più, attacchiamo dall'altra parte la seconda acorn, eccola qui, pronta per, dopo aver pulito la base del calamo, strappiamo le eccedenze, fissiamo appunto ridosso degli occhietti, ci spostiamo con il filo di montaggio nella parte di fronte, questa volta tagliamo un ciuffo di Kratfur andiamo ad attaccare il ciuffo di Kratfur lasciando un'eccedenza nella parte che va verso l'occhiello, abbastanza grossa anche se vogliamo. Questa peluria poi a questo punto prendiamo le fibre che prima avevo lasciato in avanti, le con il filo di montaggio le spingiamo verso il dietro in modo da creare un rigonfiamento sulla testa